come si dice, della praticità. Questo potrebbe essere anche così, boom! Questo però è d'anticipo. Così è in ritardo e poi entro. Come hai fatto ad esempio, no? Mettiamo un pugno circolare, boom! Questo vi dico che è senosè, no? Senosè non è un principio solo basato sull'anticipo, vuol dire raccogliere il momento in cui lui deve reagire, deve riprendere i tempi di reazione. Vedete? Uno non è ancora riprendere i tempi di reazione, perché ha tirato questo pugno, quindi ha una contrazione lui. Boom! Piazzo questo. No? Prima, che quindi non è senosè soltanto l'anticipo. No? È importante da capire. Anticipo la sua decontrazione, allora da dietro, allora lui è vulnerabile. Ok? Quindi ora vediamo, uno, boom, giù, taglio con martello, adesso fa taglio, bam, e vediamo, e bam, queste le mani stanno così, no? Bam, qui, uno, ora qui non c'è bisogno di avvicinarsi, se la mia spalla va avanti, se no io rischio di prendere. Ok, quello lo farei in reale. O a vuoto, mi si è fatto qui. Uno, da qui ora invece va avanti, alzo molto, bam, bam, che distanza, e poi lo ricomincio. Uno, due, tre, quattro, ancora. Uno, due, tre, quattro. Uno, controllo, e ancora attacco così. Questo. Uno, due, da qui, bam, controllo, piccolo così, meno di prima ora. Meno di prima, questo. Ora apriamo il martello per farlo nei due modi. Prima si è fatto principalmente a mano aperta, ora a martello. Questo. Apro, ora è differente, prima faceva così, ora apre, tipo spazio, sta sotto, se non sento. Ok. Qui, via. Pam, pam, pum, questo è già su. Ok? Questo. Pam, pam, qui. Pum, ora io prima è, pum, metto sotto controllo lui. Uno, due, questo, poi si vede, tre, bam, qui, uno, due, tre, hai dopo, uno, due, tre, boom, qui, boom, volendo, perché andrei là, quindi è il gancio, qui ora si è fatto linea centrale, si è fatto linea retta. Uno, due, stare lontani, pam, lui mi ha subito un colpo, mi fa questo, pum, qui, ok? Ok? Questo, pam, ora lui fa cambio da qua, tutte e due, pam, questo, questo gomito deve essere piegato, se io fa così, troppo anche i tagli di prima, perché se io fa così lui passa sotto, perché se lui si butta, qui è l'altro, prova libero e entra sotto. Entra sotto. Ok? Perché gli ho dato l'angolazione sbagliata. Se io invece ho uno, due, tre, passa sotto, e qui ci va male sotto perché c'è il gomito. Ok, vediamo. Uno, due, qui comunque ci si ferma. Fatto questo, ecco. Questo. Uno. Se non posto questo non viene. Devo spostare questo, fatto questo, pum, e rientro un'altra volta ai doppi o sinistro, no? E vediamo, cambio, doppio, pam, eccolo qua, io sono andato via, ora io cerco di andare di là, non dove lui ha le possibilità di attacco, io da qua lui può fare solo questo, fino ad andare, può fare solo questo, non ha altre possibilità, uno, allora si è detto, uno, andate qui, molto i piedi, uno, anzi, non mi importa fare questo, non mi importa, questo è così. Ecco come quando si fa Tekisho Dao, che si era capito che c'è questo, no? Bam, così, ad esempio lui mette la guardia, ad esempio, mettiamo, lui fa un pugno qua, se sta corretto fa così, questo mi cacciuri di lì, non è buono. Perché lui probabilmente è protetto lì, il massimo dell'espressione di questo movimento, metto le mani in posi, è questa. Io vado avanti, la testa sua la mando in là, contemporaneamente con questo, scusa, contemporaneamente con questo. Pam, boom, questo viene giù, io pam, questo gomito,
io gli voglio tirare un colpo forte, poi la quindi boom, a seconda della situazione. Qua, pam, la bomba fa così, uno, due, questo, pam, così, uno, due, tre, quattro, no? Sì. Io ad esempio subisco una spinta da qua, mi ritrovo qua, boom, e la vera capacità al corpo, ogni cosa, sempre di trovare una soluzione. Quindi se io mi ritrovo su spinto e so così, io devo cercare di risolvere di qua, è importante. Perché se uno una cosa pulita io non farò mai questo, non ha un senso, capito? Non ha motivo per cui io devo dire vieni qua. Per complicare cose che già sono difficili. Quindi, questo e poi anche il campo reale, perché il corpo nel reale va sotto stress. La mente, il corpo va sotto stress. Se io ho dei movimenti, se io ho cercato dei movimenti, come si può dire, che fanno parte della formazione e agire in quel modo, il corpo aumenta di stress paurosamente. Quindi non lo posso fare, io devo stare così, proprio così, pum, pum, pam, pum, come niente, l'arte marziale non esiste, diciamo. Il ritorno è il movimento del Tao, si dice, no? Vuol dire una cosa non, come si dice, non deve sembrare che esiste, no? Un ritorno, io ho un percorso, però va sostenuta, non posso aspettare che arrivi, cioè anche la parte liberale deve essere allenata. Non è che la posso aspettare che arriva da una cosa diversa. No? Quindi ora lui si prova questo, lui fa palmo di qua, pam, boom, così, io ordinerei così, tum, tum, fino a qui, esatto, tum, ora qui a cortissima distanza, boom, pugno corto, vediamo, pum, 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 e ora lo sdruscio lui, non posso non fare questo, boom, e lui prendo, gomito, boom, così, pam, questo, più veloce, pum, 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 pam, questo. Deve bruciare, cioè lui non si deve accorgere più di quello che succede. Altrimenti reagisce, fa delle cose, se no non è più a una ripresa, ad esempio lui fa la presa da qua. Questo, pam, subito, pum, come sento c'è qualcosa, subito deve scattare un calcio frontale, così se viene in mezzo l'altro non si può fare. Così come si fa ora un po' una via di mezzo, comunque sia. Boom, ai doti qua. Pam, entro. Ok? Questo entra, non fa la, come si dice, la spazzata. Questo, pam, pam, questo non so che lascia qua perché poi mi ci avvolgo così a lui. Questo, pam, quando arrivo qui, l'anca, la mia gamba entra qua. Questo spinge in là e lui viene proiettato da questo. Ora, mi è meglio se lo fai dall'altra parte. Un attimo, guida. Questo, pam. Pam. Questo lui viene proiettato da questa entrata. Da questa entrata. Ok, così. Di qua il tuo martello è destro dall'interno, la sinistra va bene. Questo. Oh, allora, palmo chiuso. Palmo io chiuso. Palmo io aperto. Questo. Pam. Partendo da qua. Tum. Pam. Sinistro. Pam. Penso lì, l'altro, pam, uno, due, vedi, frontale, vedi, questo, qui, no? Perché quando lui fa calcio frontale, io sono qui, ora se io vado a attaccare questo braccio è troppo pericoloso, anche meno da dietro, però si considera che non ci sia, come dire. Quando io sono qui, controllo, se io con questo è pericoloso, lui sbraccia, non perché mi vede aperto e può fare l'attacco, non è tanto questo. Vedo, pam, prima destra e sinistra. Qui ora il nostro lezioni c'è più persone, non si può fare. Questo, pam, questo, pam, vediamo. Il suite all'interno. Questo, uno, due, prima. Uno, due, tre, pam, qui, pum, pam, pum. Palmo, spinta, ok? La persona, scusa, calcio frontale, pum, qui se io non ce la può fare, cambia mia gamba, ok, vai, no, cambia mia gamba di guardia, ok, questo che conta è questo spostamento, questo come quello di prima,
Pam, controlla ancora, tu. Così, no? Ad esempio. Ad esempio. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Questo. Così è, quello che si è fatto prima, fatto come energia. Fatto come energia, perché io dal momento in cui seguo i principi del Qigong, lo posso far diventare come un metodo di Qigong. Il movimento in realtà è molto semplice. Uno, due, pam, ok? Pam, qui distanza il nostro, poi spiega fa questo. Pam, parata, due, tre, quattro. Spinta o così, uno, pam. Molto naturale, più lo forzo e più diventa Qigong. Allora mi dà la biomeccanica e la bioenergetica. Però per fare questo ci sono già le forme, uno, due, ci sono già, non c'è bisogno ogni sequenza di farla diventare quel modo, ci sono già. Quindi questo deve essere naturale. Ok, lo proviamo, è semplice. Facciamo a pezzetti. Così è, due attacca. Uno, questo lo fa aperta perché l'ho visto in tempo. Pam! Così è, lui faccia questa. Tum, con due mani. Tum, posso fare così, certo scappi a gamba, via la cosa migliore. Lui si dovrebbe piegare, si dovrebbe. Ho questo. Pam, martello. Pam, palmo. Pam, pam. Tum, tum. Finito qui. Così. Adesso prova pezzetto per pezzetto. Pugni e proiezioni. Che sono state sviluppate negli anni 60, fine anni 50, anni 60 in Cina, per volere dello Stato, che riunite i maestri di combattimento, e tutti poi tornavano le stesse cose. Perché se io con questo, in uno Shaolin, o se io con questo, in un Pahua, giro come ti pare, ovviamente le cose sono fatte, sono quindi quello che cambia è che può cambiare. Che può passare dal Tai Chi, che può passare al Karate, che può passare allo Shaolin, e che poi cambia i movimenti, non può fare tanti di più, il corpo non può esprimere tanti di più, tutti hanno due braccia e due gambe. L'importante è, come si dice, è far pratica e stare su sequenze che servono realmente, che servono realmente, e poi uno torna, perché se io faccio una cosa e poi prendo un'altra, non può venire. Capito? È un elemento troppo formale, e poi uno mi fa tutta un'altra cosa, come allenare a 100 metri e poi voglio correre 400. Non è possibile, oppure almeno i 10.000 e poi voglio fare la maratona. Uno si somigliano, ma non è quello. Ok, allora facciamo vedere un altro, no? Postura. Allora, ora si prova, però poi si fa a coppia, non importa proprio. Leggi la guardia sinistra. Ok, così. Tu fa calcio sinistro. No, qui. Qua, ancora. O più basso e più piano. Pam, è qui. Pum, sinistro, destro. Combinazione di base. Calci, pugni. Ancora. Calcio laterale. Qui, con questi tipi di orbitori qui, i calci non si possono tirare al 100%. Perché qua io mi spacco. I pugni sì, i pugni come dei ginocchi, il ginocchio 70%. I calci ci vuole un orbitore più grande. Ancora. Lui tiene la guardia corretta, sciolto, pam, sinistro, pam, ok? Li vediamo, qui, pum, pam, pam, questo. Poi lo vediamo fatto a coppia. Calcio laterale, pam, questo, pugno sinistro, pam, pugno destro, pam, ok? Qui, pam, questo, pam, pam, stop. Questo è contro un avversario. Ok, proviamo. Alzati. No? Da qui. Uno, due, tre, distanza. Pam. Pam, no così. Pam. Come dici, forse faccio un altro sport, era meglio, mi capisce nessuno. No! Non è questo. Capito? Non è questo. Se uno pensa che una cosa va bene, deve andare a parlare anche il medico se ne va alza dove. Non va bene. No? Questo, deve stare lì. Questo. Uno, due, tre, pam. Poi se questo si presta e si è fatto sport è un altro discorso.
Il sandarsi presta essere fatto forte, ma non c'è solo questo, c'è anche la condensazione di movimenti che poi mi permettono di fare gli scambi. Altrimenti la tecnica come si faceva prima non permette tanto di più di fare scambi. Certo, si può fare più attacca con il rotto di esterno, così sì, però ci vuole anche un metodo che mi sostiene, no? E imparo a vedere tutto e che comunque anche te che possa andare bene in certe occasioni, deve essere solo più bruciante. Di conseguenza, dicevo questo, sì, che si presta a essere fatto sport, ma si presta anche per poter, quello potrebbe essere così al kumite, come nel karate, no? Il kumite che ti permette di fare degli scambi dove arroti e diventa sempre più sottile. Quindi è stato fatto l'essenzialità. Ora abbiamo questa, da qui 1, 2, 3, qui vengo, prendo un po' di peso, bam, deve stare molto sotto e quasi non ginocchiata, il corpo deve essere là. Se io sto così, lui mi colpisce. Qui vediamo, questo. Lui sta un po' di presa appena, bam, e bam. Che mi cambia a me quando si faceva così? Non mi cambia niente, ho la stessa intensità. Solo il 15 c'è coenergia maggiore perché c'è biomeccanica e bioenergia e si scarica lì. Ma quando poi un po' quello ci vuole la stessa intensità. Vedete? Allora, rivediamo bene. Poi in distanza lui. Pam. Tum. Questo. Pam. Se mi prendo la distanza. E se ne può fare uno per uno. Tum. Tum. Pam. Distanza. Ok? Ti provo. Ah, io so che posso fare qualunque cosa, no? Uno, due, pam, stop. Anche questa progressione è molto importante da allenare. Vedi? Pam. Pugno. Tum, tum. Pugno. Tum, pam. Questo. Pugno. Pam, pam. Se io non ho questo sviluppato bene, non mi viene fuori niente perché poi le operazioni sono troppo morbide, no? Quella è un po' più forte ancora. Mentre si parla io non lo posso parare, sì. Devi aspettare che la persona abbia prima di parlare. Fermi, ok, pugno, pam, mi devo assicurare questo, pam, 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 calcio frontale, pam, lui sta fermo, pam, e vado a cercare messaggi, calcio frontale, pam, pam. Calcio circolare, pam, ad esempio, qui, pam, pum. Quando io ho queste sensazioni, poi posso cominciare a mettere dentro delle cose, pam, pam, e così via. Mi devo essere assicurato che io so andare in progressione, se no non ha, la tecnica è troppo, non conosce gli scalini. Io devo avere la pagina da qui, dove se io non ho appunto, mi piazza questo, è chiuso. No? Quindi ora vediamo comunque, ora lo facciamo. Pugno, pugno, facciamo giù. Qui ora se non mi occupo fai un montante. Boom, c'è il rischio di questo. Allora, pam, pam, consigliamo il loro famiglia protetto, buon giù e lo stacco un po', appena. Questa mano, qua, questa, qua, tutte e due le mani verso di me. E lui va giù. Ok? Vediamo, lentamente. Uno, due. Non devo allungare, devo mettere uno scivolaccio o un chivaraccio o un mabullo. Questo alzo per sradicarlo, perché se no io qui non ce la può con le mani. Lo devo sradicare un po', questa la può riandare giù e dovrebbe andare giù. Pam, questo, pam. Ti provo. Ok. Cominciamo. Così, no, sono un pezzettino, ma giù ora, subito. I, così, A, qui, Sam, Se, Wo, Lio, lo facciamo fino a qui. Ti, questo è il modo per... La biomeccanica e la bioenergetica, quel sistema che si diceva prima, ci sono già codificati. Ad esempio, lui fa calcio frontale, pam, controllo, pam, oppure pam, pam,
Am. Forse questo. Am. Così. Ora vediamo, facciamo tutto insieme. Uno, due, para. Purtroppo non devo fare neanche mezz'ora. Questo. Giù. Due punti. No, devi fare punti. Pan. Pan. Ok? Questo. Questo controlla, questo può fare cose. Ok, bravo, tutto insieme.